Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, volevo aspettare di filmare un video haul unico e gigantesco con i miei acquisti e gli arrivi delle aziende. Però, visto che gli arrivi delle aziende stanno diventando una montagna stile Everest qua dietro, non posso esimermi dal filmarlo adesso e poi invece vi arriverà, e so che preferite anche così voi, e poi invece vi arriverà il video soltanto con il mio shopping, che anche lì vi dico subito che sarà una cosa pazzesca. Quindi, iniziamo subito direi con i primi pacchetti. Preparatevi davvero, perché un video spacchettamento del genere non credo si sia mai visto. Primo pacchetto che mi è arrivato è di La Mer. La Mer, lo saprete, questi sono tutti arrivi che mi arrivano dalle aziende, ma in realtà sono brand che io acquistavo prima che queste aziende mi contattassero, quindi potete immaginare quanto io sia felice a vedermi questi pacchetti che mi arrivano, perché prima di tutto sono sempre stata un acquirente, insomma una fan di questi brand. E La Mer è il primo. Qui sotto c'è Gatto Denver che è corso a giocare con il fiocchetto che ho lasciato a terra. E guardate che meraviglia mi è arrivata. Tada! Ancora mi ricordo quando ero ad Amsterdam e andavo al centro commerciale Bijenkorf. Aiuto! Spacco tutto! Perché io durante i video spacco sempre tutto, sono emozionata. E mi ricordo quando andavo ad acquistare i prodotti di La Mer, beh, guardate un po' che cosa mi è arrivato. C'è la, vabbè, questa è probabilmente la crema migliore al mondo, ed è la Moisturizing Cool Gel Cream. Ah no, questa è il gel, non ho mai provato il gel, quindi sono curiosa. Io invece conosco la crema, quella classica. Amo anche il siero, quello con la confezione verde. Vabbè, le creme occhi di La Mer sono il meglio. E quindi qui c'è la, e questa è quella classica, poi c'è la nuova Cool Gel Cream, quindi presumo sia un po' più adatta alla stagione calda, alle pelli miste, grasse. E poi c'è la Moisturizing Soft Cream. E poi la Matte Lotion. Interessante, questa non la conoscevo, non sapevo che ce l'avessero. E poi Moisturizing Soft Lotion. Ok, quindi tutto skincare è per preparare la pelle al trucco e per idratarla. Che figata, cioè, vi giuro, non potete immaginare quanto io sia felice a ricevere questi pacchetti, non lo so descrivere. Poi cercherò di non fare tanti tagli in questo video, perché siccome c'è talmente tanta roba da farvi vedere, altrimenti non finisco più. Poi c'è il Wet n Wild, di Wet n Wild Los Angeles. Mi sono arrivate tutte queste palette, e sono due palette di ombretti, tutte su colori molto nude. Una è la Nude Awakening e l'altra è la Rosé in the Air. Sono molto belli, devo dire, questi colori. E poi ci sono altre palettine ombretti, però un pochino più piccoline. Qui c'è addirittura scritto sull'ombretto in sé, che non avevo mai visto, dove applicarlo. C'è scritto Transition Brow Bone, Crease e Eyelid. Stessa cosa per queste altre due. Sono molto carini i colori, devo dirvi la verità, sono curiosa di provarli. In questo video non farò swatches, altrimenti finiamo a Natale, ragazze, e vi passate l'estate a guardare questo video. Vi dico solo questo, visto che i miei video, quando cerco di farli brevi, viene fuori che sono 50 minuti. E poi c'è, i capelli oggi non mi stanno come dovrebbero, quindi è inutile che ci facciamo caso. E poi c'è questo ombretto mono, anche questo sembra molto molto bello. Poi mi è arrivato Kenzo World, wow, e anche qui sono sempre stata una fan di Kenzo. No, vabbè, no, ok, io, guardate, cioè, io non ho parole, mi arrivano pacchetti uno più bello dell'altro, sapete perché? Perché le ragazze che lavorano in questi brand mi conoscono e quindi sanno bene che cosa mi piace, che cosa non mi piace, e quindi sanno come farmi impazzire, che tante ormai sono mie amiche vere e proprie. Allora, mi hanno spedito, non ci posso credere, la legge dell'attrazione è una cosa incredibile. Una mia amica ha questo unicorno a casa, mi è piaciuto un sacco e ho pensato, cavolo, sarebbe figo averlo, e mi è arrivato. Incredibile, vero? Il cavetto, questo è un come si chiama? Un power bank, quindi ricarica il cellulare praticamente, ma è fichissimo, lo adoro. E poi c'è il profumo Kenzo World, wow, no, non riesco. Io cerco sempre di annusare i profumi attraverso la scatola, ma non riesco a sentire il profumo. Vedremo un po' com'è. Apriamo un attimo la scatola, che sono troppo troppo curiosa. Perdonatemi se questo video sarà lunghissimissimo, ragazzi. Io sto facendo di tutto perché non sia chiaro. Oh mio Dio, che strana questa voce. No, guardate che roba. A forma di occhio, vabbè, c'era da aspettarselo. Io forse a volte non ci arrivo. Comunque, e ha questa
tipo questa perlina con la scritta Kenzo che fa da pupilla. È molto buono, molto fresco, per niente pesante. Ci piace molto questo profumo, ci piace molto, quindi grazie Kenzo. E poi ci sono altri regalini in realtà all'interno. Qui c'è il biglietto, non prenderti troppo sul serio, hashtag Kenzo World, che carini. E poi c'è questa pochettina trasparente, rosa, ovviamente. Tutti mi dicono, non sei di rosa, dici rosa, mi dispiace, io lo dico così, non lo faccio apposta. No, che cosa c'è qui? Ah sì, adesso ho visto, è un... E anche qui ci potevo anche arrivare. Praticamente con questo pennarello che è bianco si possono disegnare tutto quello che si vuole su questa pochettina, che è di Kenzo, non ci posso credere. Bellissimo, bellissimo regalo. E io, che è di Kenzo, il pacco scritto Kenzo, le tre cubitali, e io, è di Kenzo. Va bene, ok. Poi, cioè, ma voi come fate a sopportarmi? Non lo so. Poi mi è arrivato questo pacco da Sigma Copper Extravaganza Copper Kit Professional Brush Collection. Ragazzi, sapete che cosa vi dico? Oh mio Dio, ok, questo bellissima la custodia, molto molto bella, devo dire. E all'interno, wow, ok, questo è un mega regalo, guardate quanti pennelli. E io amo i pennelli Sigma, sono ottimi pennelli. E tutto questo kit, tra l'altro, è anche molto molto bello. C'è tutta questa confezione Professional Brush Collection Extravaganza Copper Kit. Infatti sono tutto colore... Sì, e sono più o meno colore copper, ma rose gold. Io, ragazzi, visto che vi prometto sempre un giveaway su YouTube, vorrei regalare questo set di pennelli gigantesco con tutto questo porta... questo portapennelli professionale, vorrei regalarlo ad uno di voi che mi sta guardando in questo momento, perché vi voglio bene, quindi mi sembra giusto non fare giveaway soltanto su Instagram, perché nell'ultimo periodo ne sto facendo solo su Instagram, voglio farli anche su YouTube. Sto cercando di richiudere la scatola in modo decente, ok, ce l'ho fatta. Quindi, nuovo giveaway su YouTube, evviva, ve l'ho promesso, e finalmente, aiuto, sto uscendo dall'altra parte, e finalmente mantengo la promessa, voglio regalare questo set a qualcuno di voi. Basta che seguiate, che siate insomma iscritti al mio canale, potete iscrivervi non so dove, qua, da qualche parte, e se ancora non siete iscritti, e basta che lasciate un messaggio, un commento sotto questo video, quindi commentate qua sotto dicendo qualcosa riguardo del set, perché altrimenti non so se volete riceverlo oppure no. Quindi commentate, basta che ci inseriate set di pennelli o Sigma o qualsiasi altra cosa. Poi ragazzi, poi allora, nuovi arrivi. Ah no, questi invece li ho ordinati, non so dirvi però dove, ma me li ha consigliati la mia amica Valentina, che lo sapete è una dermatologa, quindi qualsiasi cosa lei mi consigli per la pelle io compro, faccio tutto, c'è tutto quello che mi dice. E questi sono dei guanti, li ho acquistati su Amazon, in realtà questo dovevo metterlo tra lo shopping mio, non tra gli arrivi delle aziende, perché è una cosa che ho acquistato io in realtà. Però sono dei guanti praticamente che ti vanno ad esfoliare la pelle del corpo, li usi sotto la doccia, li ho presi su Amazon, si chiamano Kelebec, non so dirvi ovviamente più dove li ho presi, nel senso, cioè non so darvi il link perché mi ha detto lei dove trovarli. Comunque lei dice che sono ottimi per il peeling, per lo scrub sotto la doccia, quindi vedremo. Poi allora, Sigma mi ha spedito un altro pacchetto, holds up to 44 brushes, dry and shape your brushes fast. Oh mio Dio, che figata è quel coso tondo che ti permette di asciugare i pennelli a testa in giù. Lo sapete che è sempre meglio asciugare i pennelli a testa in giù, e questo è effettivamente il coso. Adesso bisognerà, presumo, tipo montarlo, quindi non riuscirò a farvi vedere benissimo, aiuto. E però è appunto, serve per appendere i pennelli, li vedete qua, si appendono a testa in giù così non si va a rovinare il pennello in sé, e si aspetta che si asciughi, insomma. Che figata, che figata! Sono troppo contenta perché lo guardavo, cioè lo vedevo in giro da tipo 8 anni, almeno da quando ho iniziato su YouTube. E poi mi sono arrivate delle cosine molto, molto interessanti anche da Sephora.
Prima cosa, anche per questo sono super 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 contenta. No, questo in realtà è sempre di Sigma ed è il Brush Cleaning Matte. Non è altro che, qui lo potete vedere all'interno del lavandino, non è altro che un tappetino di gomma con un sacco di cose in rilievo, cioè ha una superficie molto irregolare con un sacco di punti in rilievo. Serve appunto per andare a metterci il sapone e poi passarci i pennelli sopra per pulirli meglio. Figata anche questo, tutta roba che io tenevo d'occhio da, non lo so, da 10 anni, tipo, finalmente ce l'ho. Poi, allora, mi è arrivato, e finalmente ci siamo, mi è arrivato un mega pacco da Sephora, All'interno c'è la Beauty Blender, c'era la Beauty Blender, loro la chiamano turchese, secondo me è un po' più verde come colore, forse sono daltonica io, ma quella l'ho usata subito perché ero alla disperata ricerca, cioè avevo disperatamente bisogno di un nuovo Beauty Blender, e quindi vi faccio vedere il resto delle cose che mi hanno spedito. Una nuova Beauty Blender rosa, sì! Io ne faccio fuori le Beauty Blender alla velocità della luce, quindi mi servono sempre. Poi mi hanno spedito le Rose Cleansing Wipes, che sono sempre sempre molto utili, specialmente se hanno un buon profumo. Poi mi è arrivato il J'adore in Joy e il J'adore di Dior, quindi due super 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 profumi questi, che però vi devo dire la verità, questi me li ha spediti Dior, non me li ha spediti Sephora se non sbaglio, questi me li ha spediti Dior, e sono molto curiosa perché io non credo di aver mai, no, non ho mai avuto il J'adore, cioè il J'adore, sto sbagliando che nome dell'ultima collezione, non ho mai avuto il J'adore e mi piace un sacco la boccetta, ma non l'ho mai provato, quindi sono molto molto curiosa. Dopodiché poi mi è arrivata un'altra Beauty Blender, questa è colore nero, non l'ho mai avuta in nero, quindi la vedo sempre nei video di Carly Bible su internet. E poi mi sono arrivate, oh mio Dio, queste saranno pazzesche, mi sono arrivate le Coconut Water Cleansing Wipes, quindi cioè al profumo di cocco, ragazzi, sono le servettine struccanti, ma il profumo di cocco, io, cioè, vi giuro. E poi mi sono arrivate anche quelle al profumo di melograno, però secondo me quelle al cocco battono tutti. E poi c'è, oddio, questo deve essere una figata, non l'ho mai provato, però ho sentito parlare di questo, e questo è un prodotto che è una specie di barretta di sapone, ma è fatta apposta per andare a pulire la Beauty Blender, e sotto credo ci sia anche il porta tipo saponetta, e è molto 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 interessante questo, perché non so mai con cosa pulire la Beauty Blender, e tendo sempre ad usare magari saponi colorati che poi me la colorano, quindi sono molto felice per questo. E poi mi è arrivato un gel micellare struccante, sempre di Sephora, al profumo di... che cos'è? C'è un limone disegnato, quindi... no, è tutto sigillato! No, ok, non riesco a sentire il profumo, che peccato, però molto molto utile sempre avere gel micellari, acqua micellari per struccarmi, sapete che amo l'acqua micellare, uso praticamente solo quella. E poi mi sono arrivate anche, sempre da Sephora se non sbaglio, mi sono arrivate le... sì, sicuramente da Sephora, mi sono arrivate anche le ciglia magnetiche, sì, lo so che io arrivo sempre tipo dopo 3 anni che sono già uscite, però io avevo l'extension, ok? Ho la scusa, sono scusata, perché io avevo l'extension, quindi non potevo provarle le ciglia con magnetiche, e quindi adesso finalmente le proverò, e sono queste, sì! Praticamente, se ho capito bene, no, non ho capito bene, perché credo abbiano un... tipo 2 magneti e poi si premono le ciglia tue, ma non lo so, vi farò sapere, non lo so. Poi mi è arrivato, ok, allora, Find Your Perfect Match, ok, questa è una palette, una mixing palette, dove si può mischiare i colori del fondotinta e poi penso che aiuti a scegliere non lo so, a scegliere il colore del fondotinta, così dicono, però è sicuramente molto utile perché è una spatolina dove io posso mischiare colori, eccetera, cosa che mi serve spesso nei video, e qui accanto c'è anche la spatolina in acciaio, quindi questo è sicuramente un regalo molto molto utile, non ci avrei mai pensato, ma è molto utile. Poi mi è arrivata la Duo, la colla Duo, questa però è dark tone, tono scuro, quindi non è bianca, e quindi, perché non mi è mai piaciuta la Duo perché è bianca e quindi poi si vede, non si asciuga mai completamente, almeno a me. Poi invece, sempre da Sephora, sono sempre un po' fuori fuoco in questi video, scusatemi, sempre da Sephora mi è arrivato il, oh mio Dio, questa è una figata, queste sono due figate, sono, allora, questo è una specie di asciugamano, però è fatto apposta
per i capelli e quindi è un turbante per capelli praticamente. Lo desideravo da anni questo, da anni, e non sapevo nemmeno che ce l'avessero, ed è insomma, ti asciuga i capelli senza renderli elettrici e non li danneggia come invece molti asciugamani possono fare. E questo invece è una specie di asciugamano, cioè questo è un asciugamano però per capelli lunghi, e anche questo è fatto di un materiale che non rovina i capelli e che riduce la staticità. Ok, con Sephora abbiamo fatto. Poi mi è arrivato, questo è molto fresco vi devo dire, mi è arrivato questo pacco da Mesauda. Io guardo sempre se c'è l'indirizzo. Pacchetto da Mesauda, e all'interno che cosa c'è? Allora, ci sono, ok, qui ci sarà un eyeliner, vediamo, spacchettiamo, ta-da! Ok, c'è, cioè, è strapieno di prodotti. Evidentemente adesso hanno anche una linea skincare da Mesauda, e c'è, ci sono diversi prodotti, siero antiperfezioni, siero idronutriente, poi qui c'è, qui c'è l'eyeliner, Link Liner, molto curioso, mi piacciono molto i prodotti Mesauda come ben sapete, e poi c'è il Smooth Operator, come la canzone di Michael Jackson, c'è gel detergente viso purificante, poi abbiamo un maschera viso detox, interessante ragazzi, poi c'è, ok, crema gel contorno occhi, sono sempre molto contenta quando mi arrivano prodotti per il contorno occhi perché mi finisco sempre, e poi c'è la crema super idratante antinquinamento, crema riequilibrante opacizzante, e la crema super nutriente. Devo dire che se hanno, magari non hanno appena iniziato con questa linea, magari c'è un po' di tempo, io non la conoscevo, ma non credo. Voglio dire però che per essere, per avere appena lanciato questa linea di idratanti, hanno già molti molti prodotti, quindi molto interessante. Scusatemi se sparisco ogni tanto dall'inquadratura, ma sapete com'è, sono sommersa da pacchi e pacchetti ragazzi, quindi devo un attimino ritornare in me. Poi c'è invece un pacchetto di Givenchy che mi è arrivato, vediamo, ta-da! Sapete quanto è difficile lasciare tutto incartato, impacchettato per farvi vedere? Wow, oh my god, che cosa c'è? African Light, ok, la collezione autunno, sì, autunno, buonanotte Nicole, la collezione primavera estate, wow, vediamo un po', ok, allora c'è Bouncy Highlighter, un illuminante bouncy che rimbalza, cioè in che senso? Vabbè, il packaging è sempre fantastico di Givenchy, vediamo. Wow, no, non credo che rimbalzi davvero, ma bouncy, io convinta che rimbalzi, ma che ne so io. Ah sì, beh, in realtà è un po' come uno slime, a toccarlo ha una consistenza particolare, che cosa? Ah, era Denver. Ha una consistenza molto particolare, ma è veramente bellissimo, un peccato usarlo questo illuminante per il disegno in rilievo che ha, è stupendo. Poi, cosa c'è Gatto Denver? Gatto Denver si è fregato il fiocchetto del pacchetto La Mer e se lo sta portando... sta facendo gli acquati! Gatto Denver, sei super comico! Poi mi è arrivato Prism Blush, ok, un nuovo blush, anche qui. Io amo il packaging Givenchy, è super ricercato, anche se... Gatto Denver, anche se è molto, in realtà, minimale. Wow, ok, questo blush è sicuramente adatto alla mia carnagione, mi piacciono un sacco i blush Givenchy. Ma un po', sentite, in generale tutti i prodotti Givenchy sono molto eleganti, non sono mai esagerati, e anche se sono colori forti danno sempre un effetto molto, sì, molto elegante, quindi è questo che mi piace di questi prodotti. E poi ci sono altri tre prodotti, ci sono due Rouge It Dit Vinyl Extreme Shine Lipstick, ok, uno è African Raspberry e l'altro è African Copper. Gatto Denver, smettila. Andiamo, wow, ok, questo è davvero un color ciliegia ed ha dei glitterini bellissimi all'interno. E poi c'è quest'altro che invece, beh, copper, secondo me sarà un po' più bronzato come colore. Sì, wow, questo è anche un bellissimo, bellissimo colore. Ed è tipo una specie di bordeaux. Molto molto belli questi colori, eh? Spero mi stia bene questo colore perché è bellissimo, non so se mi sta bene. E poi c'è il, ok, un eyeliner waterproof, yes! Gli eyeliner waterproof mi servono sempre in estate. Ta-da! Anche questo è di un bellissimo, bellissimo colore
metallizzato, ragazzi, che è proprio uguale a questo, tipo un verde oliva metallizzato, stupendo, bellissima, bellissima, devo dire, la collezione di Givenchy, mi ha stupito, molto molto bella. Beh, in realtà Givenchy è sempre pazzesca come, come packaging, come colorazioni, come prodotti, proprio le idee dei prodotti sono sempre molto speciali. Poi mi è arrivato questo pacchetto da Hello Body e io l'ho aperto dal fondo proprio per non complicarmi la vita per niente. E andiamo, ok, visto che cosa c'è? Allora c'è, tada! Detox Coffee Face Scrub, uno scrub per il viso. Poi c'è, che carino questo packaging, un Detox Face Cleansing Foam, una schiuma detergente. Lasciate stare Gatto Denver là dietro perché oggi non lo so che cosa ha pure lui, veramente, siamo una famiglia di pazzi. E poi qui c'è, che cos'è? Mud Detox Mask, una maschera detox al fango, mud. E poi, piccolo questo pacchetto ma c'è tanta roba. E poi una Detox Night Face Lotion, una lozione detox per la notte. Credo che questo sia tutto per questo pacchetto che io ho aperto molto furbamente al contrario. Poi mi è arrivato questo pacchettino da Deborah Milano e c'è la nuova collezione Special Edition in questo pacchetto. E tada! Ci sono tre prodotti per questo lancio con, io non so pronunciare, Keith Haring, sì, Keith Haring, e ci sono tre prodotti. Uno è un mascara 24 Hour Absolute Volume, penso già di conoscerlo questo mascara, è un buon mascara e ora hanno semplicemente rifatto il prodotto con un packaging diverso. Poi qui invece non so che cosa ci sia, andiamo a verificare. Cipria compatta, chissà se ha un disegnino interessante nuovo. Questa è chiara e molto 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 interessante per me. Ha anche un buon profumo, sì, mi piace molto il fatto che sia chiara, perché di solito, purtroppo, devo dire, molto spesso Deborah mi manda colorazioni troppo scure. Invece poi c'è il rossetto, vediamo, che rossetto gigantesco, andiamo ad aprirlo. Oh my gosh, questo è un bellissimo, no vabbè, mi piace che ci sia anche il logo di, delle opere di Keith, cioè l'omino col cuoricino. Molto bella questa collezione, devo dire. Non credo che questo rossetto purtroppo mi stia benissimo, perché tutti i colori che vanno dal rosa scuro al fucsia al viola non mi stanno tanto bene. Però molto 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 bella l'idea, molto bello il packaging e molto bella secondo me l'idea di fare una collezione dedicata a, a questo artista. Poi, ah sì, mi è arrivato anche questo pacchetto da NYX e dentro ci sono, e sono molto carini questi, sapete che ultimamente sto indossando anche rossetti, prodotti labbra metallizzati, lo so, shocking, me ne rendo conto, anch'io non, cioè non so come, ma mi ci vedo, mi piacciono, quindi sono molto molto contenta che mi siano arrivati questi, e sono i Duo Chromatic Shimmer Lip Gloss, quindi sono shimmer lip gloss, sono lucida labbra con dei brillantini e ce ne sono un sacco di diverse tonalità, di diverse colorazioni, molto belli. E poi c'è invece, credo sia una palette, perché c'è un'altra cosina qua dentro, come si può sia. Vediamo, una palette, saranno ombretti? Ah, c'è la Born to Glow, Highlighting Palette, e questa è una palette. Ma questa già ce l'ho in realtà, perché me l'avevano già spedito, me l'hanno data quando siamo stati al, quando ho fatto l'evento con loro. Non sono sicura, comunque questa già ce l'ho. È la Born to Glow ed è una palette di illuminanti e terre e blush, però tutti appunto molto shimmer, molto illuminanti. Poi ragazzi, mi è arrivato questo mega pacco da By Terry e non so, l'ho aperto proprio adesso prima di filmare, prima di mettermi a filmare, quindi non ho idea di che cosa ci sia all'interno. Allora c'è un beauty case molto carino, e By Terry è un brand che io ho conosciuto da pochissimo dai video di una ragazza inglese, non mi ricordo mai come si chiama. Ok, qui c'è un twist on lip, sì, è effettivamente un rossetto bicolore ma dai toni molto nude, molto neutri, quindi molto carino. Poi, cioè, mi sono arrivati tantissimi tantissimi prodotti. Poi c'è una Sun Designer Palette, quindi saranno delle polveri per il viso, immagino. Sì,
che carino il packaging. Voi lo conoscete questo brand? Secondo me è molto conosciuto più in Gran Bretagna, ma io non l'avevo mai sentito prima di qualche mese fa, appunto. Poi mi hanno contattato e qui, wow, ok, è bellissima. Questa palette è bellissima. Si va da colori completamente opachi a colori shimmer, a colori satinati, molto molto belli, sia i colori che il che come li hanno posizionati, così molto carini. Questo brand credo sia un ottimo brand, devo dirvi la verità. Sono stati anche molto carini quando mi hanno contattato, apprezzo sempre. E poi c'è la Detoxilin City Mask, e quindi è una maschera detoxifying, quindi una maschera detox. Poi c'è un balsamo Bon de Rose Lip Care, c'è un balsamo labbra, sì, anche questi io balsami labbra li faccio fuori ragazzi in 2 secondi e amo quando hanno un buon profumo. Poi c'è un pacco gigantesco, ok, c'è anche il loro profumo ragazzi, non ci posso credere. Duo Natural Spray, non sapevo che avessero anche profumi, devo essere sincera. E poi ci sono, ok, un body scrub, anche questo sarà il profumo di rosa, visto che c'è la rosa di rinata, che carini. E poi qui c'è, allora, un Liquid Velvet Lipstick. Oh oh, andiamo subito a vedere com'è questo Velvet Lipstick. Ok, questo, già vedo che vi piace, perché insomma un rossetto satinato di questo colore nude e liquido inevitabilmente già mi piace, mi conoscete anche voi ormai. E poi c'è c'è la crema sempre detoxifying, oxygenating, revitalizing, c'è la stessa linea della maschera di prima, c'è anche la crema. E poi qui è molto bello anche il packaging, devo dire. Ok, questa invece è una polvere per il viso, una cipria, ed è trasparente, traslucida, interessante, perché uso sempre tantissimo queste ciprie traslucide. Poi c'è, allora, c'è un click stick, che cos'è? Rouge Expert? Oh, ok, contouring, cos'è questo? Uno stick per il contouring? Non lo so. No, vabbè, oh, non ho idea di che cosa sia ragazzi, sembra bello però. Cioè, credo sia un, cioè riesco a vedere il prodotto qui, ma aiutatemi voi. È un lipstick rich like a balm, precise like a lip pencil. Ok, è un rossetto però molto molto preciso, dell'applicatore più sottile. Figata, non avevo mai visto questo prodotto. E poi c'è, ah sì, ok, qui c'è click brush. No, vabbè, è un pennello sempre a click. Che figata pazzesca! Ok. Ah, ok, c'è un è un foundation brush, ma credo ci sia anche il fondotinta all'interno, che esce direttamente sul pennellino e poi si va. Wow, questo voglio assolutamente provarlo in un video con voi. Faremo un video full face of se riesco a chiuderlo. Ah, ok, l'ho già chiuso. Faremo un video full face of first impressions con questo. Mi ispira alquanto, non ho mai provato un prodotto simile. Poi c'è un blending brush, okay, illuminante bicolore. Ah, ok, questo è proprio uno stick illuminante da una parte, poi dall'altra c'è un colore che è secondo me un pochino più adatto ad essere usato come blush. E poi ok, un mascara, double effect mascara. Vabbè, questo brand è tutto da scoprire. È uno di quei mascara che cambiano la forma dello scovolino a seconda di come sistemi poi tu il... insomma, c'è questo coso che si gira e poi lo scovolino cambia forma, ecco. E poi c'è... veramente. E poi c'è il Color Fix Cream Eyeshadow, quindi sarà un... ok, vabbè, packaging bellissimo. Ed è un stick, un ombretto in stick luminoso perlato. Poi ci sono altri due prodotti, c'è un Bold Color Impact Contouring Control, cioè, che cos'è? E questo, ah ok, è lo stesso prodotto di prima, ed è un rossetto, questo però è un pochino più scuro come colore. E poi abbiamo un, ok, è un prodotto per labbra,
idratante e Fill and Plump Lipstick, quindi ha anche bellissimo bellissimo colore. Questo è un nude rosato molto molto bello, sarà sicuramente molto bello adesso. Wow, ok, abbiamo visto tutti i prodotti di questo brand che devo dire mi ha stupito, ma sapevo che fosse un buon brand, però non avevo mai visto nulla, quindi contenta. Poi altre cosine, tada, da Givenchy. Vediamo un po', ah sì, queste cosine me le ha portate Silvia, che è stata carinissima quando ci siamo viste a Milano, e quando ci vediamo mi porta sempre qualcosa. Allora, qui c'è la Blank Divine e questa è una Brightening Night Cream. Mi ha spiegato che questa crema è una crema che va a schiarire un po' l'incarnato, è forse un po' più simile alle creme che usano le ragazze in Oriente, sapete che a loro piace molto, hanno questa... hanno molti prodotti skincare che tendono a schiarire e illuminare la pelle, e questa è una crema molto particolare proprio perché è appunto un po' più stile crema orientale, ma siccome vanno molto di moda adesso le skincare con questo effetto schiarente eccetera, voglio assolutamente vedere com'è. Se poi divento più fantasmino di come sono, non è colpa mia, è la crema, ok? Poi c'è il, sempre della stessa linea, Blank Divine, c'è il fattore protezione 50, ragazzi, e già qui sono felice, e questo è un una crema per il viso che va a a renderlo luminoso, ma la figata pazzesca è il fattore protezione 50, questa la userò sicuramente. No, la crema, vabbè, la crema notte ovviamente non è fattore protezione 50 perché è una crema notte, Nicole, ciao. E poi c'è la un'altra crema notte, questa è una Global Youth All Soft Night Cream, questa però è della linea L'Intemporelle Nuit, ok? Già il fatto che io sappia pronunciare Nuit è già tanto, ragazzi, è già tanto, apprezziamo. Poi c'è uno dei miei mascara preferiti di sempre, il Noir Couture Volume, questo è quello con tre pallini, sapete che lo adoro, l'avete visto migliaia di volte. Poi c'è il Matissime Velvet, ok, non vedevo l'ora di ricevere questo prodotto perché l'ho finito, già ce l'ho, lo conoscete, l'ho usato in miliardi di video, è uno dei loro ultimi fondotinta se non sbaglio, ed è il Matissime Velvet. Io ho la colorazione che è la numero 02 Matte Shell ed è perfetta per me, è super chiara. Givenchy fa tonalità un po' adatte a tutti, quindi sono contenta. E poi questo è fatto apposta per le pelli miste, quindi mi salva la vita. Poi allora c'è un base mascara, ok, non avevo mai provato questo prodotto, è rosa, sì, ed è una base per il mascara molto interessante, adesso che non ho più l'extension mi piace usare basi, mascara, applicare un sacco di passate. Poi c'è una eyebrow pencil, non avevo mai provato la matita per sopracciglia di Givenchy, all'interno c'era anche il, lo chiamo fapunte, come si chiama? Temperino, il fapunte, e quindi sì, voglio provare anche la matita per sopracciglia di Givenchy. E poi ci sono tre rossetti matte con i peli di Denver ovunque, le rouge matte, ci sono Neo Nude Rose Graphic e Nude Androgyny, e voglio vedere, wow, bellissimo bellissimo colore, ma i colori Givenchy sono tutti molto molto belli e non so come, ma sono molto spesso interrati a me. E poi c'è il c'è anche il mascara Lash Extension Effect Mascara, questo lo conoscete ma lo stavo finendo, quindi sono molto contenta di avere una nuova confezione. È quello che si piega, vedete, lo scovolino si piega ed è molto molto semplice andare ad applicare il prodotto. Amo questo mascara, l'ho usato anche in diversi video, l'avete visto. Poi c'è il Mr. Brow Filler, questo è un gel per le sopracciglia. Che carino il packaging, è bellissimo, è imbattibile il packaging di Givenchy, davvero, cioè è troppo carino, ed è un gel che va a riempire praticamente le sopracciglia dove ci sono tutti gli spazi. E credo che questo sia tutto per Givenchy, sì. Poi altre cosine, ok, allora mi è arrivato da Dior, voi lo sapete che sono stata alla presentazione dei nuovi eyeliner a Milano, quando siamo stati anche a vedere la mostra di Frida Kahlo con Dior, e mi hanno poi spedito tutti gli eyeliner liquidi della nuova collezione. Vediamo un po', questi sono gli eyeliner di questa nuova collezione, si chiamano Dior Show Pump and Volume, e guardate che figata di creazioni si possono fare con questi eyeliner. E io ho ricevuto, sì, credo di aver ricevuto proprio
tutte le colorazioni, o no, o quasi. Ci sono anche altri prodotti in realtà qui. Allora, ho ricevuto l'eyeliner marrone e nero, sono il 781 e il 096 rispettivamente. Poi ho ricevuto il matte yellow e il matte pink, e ho anche quello bianco perché me l'hanno dato all'evento. E poi c'è anche quello azzurro, il 351 pearly turquoise. E poi qui invece mi hanno spedito Pump and Volume, ok, perché sono due, sì, giusto, ci sono sia gli eyeliner che sono nuovi, sono tutti eyeliner a pennarello super colorati e super pigmentati, poi ci sono i mascara Pump and Volume. Il mascara Pump and Volume era già uscito l'anno scorso, ma se non sbaglio era uscito soltanto nella tonalità nera. Adesso invece ci sono tutte queste tonalità pazze, io ho già il fucsia che mi hanno dato all'evento, guardate che roba pazzesca questi colori. Ok, adesso ho due fucsia, magari li metterò in un giveaway. E quindi mi sono arrivati anche tutti questi mascara super 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 colorati. Questi mascara hanno la particolarità che si possono premere in modo da andare a prelevare davvero tutto il prodotto anche quando si sta per finire, quindi che figata, grazie Dior per questo super 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 regalo, non mi aspettavo poi di arrivare a casa e riceverli tutti. E poi ragazzi, mi è arrivato un pacchetto da Benefit, sì! Vediamo un po' che cosa c'è all'interno. Allora c'è una tazza, non so se questa forse ve l'ho fatta vedere in un vlog, quindi vado un po' più veloce, sì, mi sa che ve l'ho fatta vedere in un vlog, e c'è la Bold is Beautiful Project, la tazza, poi c'è il bracciale, vabbè, questi bracciali sono, cioè ve li ricordate quando eravamo piccoli, questi piazzano su, che male ci facevamo, e poi ci sono gli occhiali con sopraccigliozze rosa, mi stanno quasi decentemente, e poi c'è una shopping bag, una bag Life's Better Bold, che carina, e poi vabbè, altra figata, c'è la t-shirt ed è tutta rosa, sì, bellissima, bellissima, bellissima. E poi all'interno la figata più grande è questo, ta-da! Ed è a forma di come si chiama questo cappello? Non mi ricordo, il cilindro, cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, ok? E poi io parto, e poi all'interno c'è un Gimme Brow, ma questo Gimme Brow è speciale perché c'è il mio nome e non l'avevo visto nel vlog, alcuni di voi mi hanno detto aprilo, c'è il tuo nome, io davvero penso di aprire, sì, e sì, effettivamente c'è il mio nome, Nicole, sì, che bello, io amo i prodotti personalizzati, amo, 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 però questo non voglio usarlo perché c'è il mio nome, sarebbe un peccato usarlo, quindi sono super contenta, quindi grazie anche a Benefit. E poi ragazzi, mi è arrivato un altro pacchetto, proprio fresco fresco perché mi è arrivato ieri questo, da Mellow, io non conoscevo questo brand ma vi devo dire che è super interessante perché hanno matite labbra e rossetti pazzeschi ragazzi, pazzeschi, guardate un po' che mega pacco mi hanno spedito, ci sono tutti rossetti opachi, ok? Allora, Ultra Matte Lipstick si chiamano, e ci sono tutti, no, ci sono in diverse tonalità che vanno dal nude, poi al fucsia e un po' al viola, le tonalità che non mi stanno bene, magari ve le darò in un giveaway, le regalerò a voi, quindi tenete sempre d'occhio i giveaway sia su YouTube che su Instagram. Poi ci sono brow pomade, quindi sono gel per sopracciglia. Poi mi hanno spedito matte liquid lip paint, no vabbè, mi hanno spedito 6 di questi liquid lip paint, e quindi cioè sono ancora più contenta perché pazzeschi, pazzeschi, liquidi ed opachi, io amo, amo, amo. E non so, non conosco proprio questo brand, non so nemmeno come abbiano avuto il mio invito, sinceramente, però li ringrazio. E poi due brow definer, e poi un sacco di matite labbra, figata pazzesca, e poi mi è arrivata una Precision Pen Eyeliner, un eyeliner a pennarello. Wow, devo dire solo wow. E poi ultima cosina che mi è arrivata, volevo farvi vedere, da Lab Care,
mi è arrivato un fluido viso magico, ossigenante, ricompattante, riempitivo, rughe, liftante, insomma chi più ne ha più ne mette, ragazzi, ma questo è un ottimo brand. E poi mi è arrivato, aiuto, aiuto, c'è la Avocado Mask Peel Off. Allora, voi sapete che cosa penso io delle maschere peel off. Ho sofferto le pene dell'inferno, non penso di voler mai più soffrire così, però loro mi hanno spedito questo avocado, quindi magari la proverò, non credo, non lo so, forse prima mi faccio la ceretta tutta la faccia e poi la provo, ma c'è chi si trova benissimo con le maschere peel off, quindi io veramente non posso permettermi di, sono forse io che ho la pelle talmente sfigata che cioè mi fanno un male terribile, e quindi mi hanno spedito anche questa completamente verde, diventi tipo Hulk. Comunque questo è quanto, la maschera della, come l'avevo chiamata, la maschera delle torture, ed è la maschera delle torture, credetemi. Comunque questo è quanto, ragazzi, gigantesco gigantesco video haul per voi, video spacchettamento, questo è quanto mia family, io vi mando un bacio gigantesco, vi abbraccio fortissimissimissimo, anzi ancora vi ho fatto forte forte, questo è quanto, bacio grande, ciao.